La due giorni tricolore di Darfo Boario Terme si chiude incoronando la nuova campionessa italiana juniores. La corona è di Eleonora Ciabocco, marchigiana del team di Federico, che sull'ultima salita della gara, il temutissimo muro di Cornaleto, ha attaccato, resistendo poi al rientro dell'avversaria negli ultimi 3 chilometri. Ma sì, l'ultimo giro è stato molto impegnativo perché ci sono state diverse fughe, quindi ho dovuto sempre inseguire e non posso che ringraziare i miei compagni di squadra che hanno dato veramente tutto pur di ottenere questa vittoria. Infatti questa non è una vittoria solo per me, ma rappresenta tutta la mia squadra che quest'anno siamo un bel gruppo, ci impegniamo molto e ci vogliamo molto bene. E arrivare in solitaria è stata la cosa, diciamo, più bella perché non riuscivo a crederci ancora. È un'emozione unica, poi quest'anno è la prima gara che vinco, quindi devo dire che è proprio un'emozione fantastica. Il suo arrivo in solitaria precede di una manciata di secondi la volata delle inseguitrici per le medaglie. È Serena Brillante Romeo, ligure della Valcar, al photo finish a mettere la sua ruota davanti a Carlotta Cipressi del team Pink, che annoverava anche la grande favorita della vigilia, Francesca Barale. La campionessa uscente ha animato la gara con un assolo che ha ripreso le fuggitive della prima ora, Emma Redaelli, Gaia Segato, Martina Silvestri e Fanny Bonini, quest'ultima fermata da una foratura. La campionessa piemontese prova a scappare sul primo Cornaleto, al terzo giro, ma la sua fuga finisce a 16 km dal traguardo quando parte Romina Costantini. Il sogno tricolore della Friulana si infrange però sull'ultimo Cornaleto quando Elena Contarin la riprende. È qui che arriva anche l'azione decisiva di Eleonora Ciabocco, che mette in fila le sue 85 rivali sugli 80 km di gara, conquistando il secondo titolo italiano della sua carriera dopo quello esordienti del 2018. Si chiude così la due giorni tricolore di Darfo Boario Terme con un grande successo tecnico per il gran livello espresso dalle gare ed organizzativo. Siamo una grande squadra e nella squadra non ci sono solo i miei più stretti collaboratori, ma come abbiamo detto già più volte, fanno parte della squadra l'amministrazione, fa parte della squadra la polizia locale, i volontari, l'Associazione Nazionale Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, quindi la polizia stradale, quindi tutti quelli che hanno permesso in questi anni passati, ma anche oggi in questi 2 giorni, in questi 2 tricolori, di metterci in risalto, perché ieri ho ricevuto dei complimenti dai vari comitati delle varie regioni che effettivamente mi hanno emozionato, perché fa piacere, perché dopo innumerevoli sforzi questo è quello che ti ripaga di tutto. Sicuramente si piacerebbe portare ancora qualcosa di importante. Se ci saranno le basi, ci saranno i presupposti, sicuramente la S. Boario e la sua squadra saranno pronti.